studiamo, ma sotto sotto, se stiamo insieme ci sarà un perché. Luca Barbarossa! Ciao a tutti! Grazie Ivano, come stai? Mio figlio Luca Barbarossa! Ciao a tutti, sembra che figo. Ho portato i regali di Natale, ragazzi. Che cosa ti ha portato? Ho portato, so che è una marchetta, però ho portato il DVD di Attenti a quei due. Con il Marco Re. La devi spettare, io ho il programma in televisione, parte l'8 gennaio, Attenti a quei due. Tu continui a minare. Io sono due anni che vado. Certo, io spettacolo, non è che puoi prendere i titoli dagli altri, per cortesia. Certo. Comunque per te, ma bene, grazie. È una copia per Simone. C'è uno su Fox che ci sta copiando, un programma di cucina. Attenti a quei due, sì. Poi anche un certo coso. Tu, ho visto due scemi, la cosa si chiama? No, due, due attori giorno. Non già sapevo che io avrei fatto lo spettacolo con Neri Marco Re. Allora, Neri ce lo saluti, dove sta Neri? Neri in questo momento è in tournée, sta facendo un bellissimo spettacolo con testi di Gabber e Pasolini. E ti ha chiamato. Ah no, era troppo serio, era uno spettacolo. Una carogna, Neri Marco Re, veramente una carogna. Ma in realtà ti ringrazio innanzitutto di essere venuto, perché innanzitutto perché ci ha regalato questo e non lo riciclo nei regali di Natale, sappilo, ma me lo schiaffo proprio il 26, lo vedo con piacere e devo dire che poi questo tour è stato bello. Quanti anni è durato Attenti a quei due? Continua a durare, perché adesso continuiamo, siamo a Torino il 26, a Bologna il 29 e a Roma il 31 dicembre, la notte di Capodanno. Il 26 dicembre? Sì. Cioè, tu sai come fa la Red Bull? Allora, non fa la stupidaggine il 25 da Botti, poi vedi il 26 a Torino fa, com'è bello sapere che abbiamo il punto. No, datti un tono anche perché noi ieri l'abbiamo chiamato in causa perché abbiamo visto con grande gioia il fatto che dopo quanto tempo torni a Sanremo? L'ultima volta ero stato nel 2003. Fortuna, ho cantato e sì, cioè questa è la mia ottava volta. Ottava volta, La cosa incredibile, ancora più incredibile secondo me, Gianni mi ha invitato, Morandi, insomma siamo amici da tanti anni. E certo, quante grande volte gli ha fatto far go? Quello che fa, Morandi gli ha fatto a cuore, no? Lui che fa, vabbè, me la passi, l'ultimo passaggio vuole fare, quello così, me la passi, lui gliela passa alla fine. No, mi ha fatto la grande cortesia perché per me, visto che ho esordito sul palco dell'Ariston nell'81 con Roma spogliata, 2011 significa anche 30 anni. Da quella data. Guarda dove sta. Me lo fa vedere che sono vecchio, come sono vecchio. Simone, tu sei stato l'ultima volta con meno male quanto tempo era? L'anno scorso. Sì, perché non volevo far gaffo, perché diciamo c'erano, io facevo il tipo per Cristicchi e Mengoni, pure mi piace pure quella di Mengoni che non conoscevo. La strada è stata un festival con dei bei brani, diciamo la verità, ne sono usciti 6-7 veramente forti. Tu sei contento? Ce l'hai il cavallone buono? Il cavallone, cioè nel senso la canzone. Sono molto contento, peraltro duetto con questa artista spagnola. Ma vince due biglietti in figura da Ferrari, se andate a cantare a Camogli da Rosso. Cioè guarda, cioè, roba che fa per averci i buoni pasto scalati da prima di diventare. Ma davvero, come è nata sta cosa? Scusami. È nata proprio attraverso il calcio, quasi tutte le collaborazioni poi artistiche in questi anni sono nate attraverso le partite della Nazionale Cantanti. Anche la collaborazione con Neri Marco Re, il nostro spettacolo Attenti a quei due, nasce da una frequentazione nelle partite, perché lui gioca oramai pieno titolo nella Nazionale Cantante, è anche un cantante oramai. Ma voi siete riciclati così? E quindi a una partita del cuore, spesso giochiamo contro i piloti di Formula 1, è un classico, noi giochiamo sempre, Schumacher, Alonso. Tu sei una carogna, se tu faccio che paura. Ma tu moglie, cioè stai sulla fascia, gli hai tirato in privata le scelte, il demo del mezzo. È lui che mi ha parlato di lei e poi mi sono informato, peraltro è una brava autrice, sta curando anche la versione spagnola della nostra canzone, claro che sì, ed è una ragazza splendida, solare, con un sorriso meraviglioso, una bellissima voce. Ho capito, essere una gnocca da paura, guardiamo su internet, no, come la moglie della nostra. Se dice sorriso solare, una persona meravigliosa, deve essere veramente una cosa indescrivibile. Ma il testo è in italiano, cioè lei canta in italiano. La canzone è mia, testo e musica, e canterà, sapremo, in italiano. Ma è quella là, ora, quella che diceva di spogliato del tennis. Di spogliatoi però te. Mentre tu sarai. Non la puoi cantare! Ecco, adesso mi eliminano. Bruciato Sanremo. Ma battuta a tennis, se vuole faccio squalificare la carognoni. L'hai detto a tutti là. No, a proposito. Sì, facciamo la cattura. Ho portato, no, tra i vari regali, ti ho portato un portafortuna. Sai che il chiodo è un portafortuna magico, no? Questo ha due funzioni. Uno è un portafortuna. Due, se deciderai un giorno da prendere la racchetta, è chiodo. Visto che so che
Sanremo a febbraio è umido e all'età tua mi fa pensare. Perché comunque c'è le cime, le cime, colori. Ma le dico per affetto, quando uno si lega, te metti lì, c'è attenzione, si mangia tardi, non me digerisci. A parte che ho vinto la racchetta d'oro. Riflusso gas. Hai vinto la racchetta d'oro? Sì, ma la racchetta d'oro. Ma piccolo o grande? No, no, è così, è una racchetta d'oro. Quanto sì. pesa? La vinta Tony Roche. Gardini, il tennista Merlo, e quindi Sergio Dacchini, Nicola Pietrangeli. Chiedi, fatti un esame di coscienza. Mi domando veramente come capito, Barba Luca. Allora, Simone Cristicchi è veramente allibito da questo scambio di insulti mascherati dietro una falsa. Io voglio bene a Max Giusti, anche perché dove lo trovo uno che mi fa vincere 6-0-6-1? Se io e Simone dovessimo fare una collaborazione, tu giochi a calcio, io no, ci incontriamo un tratto lì magari e ne parliamo. Forse è meglio questo non è ancora come un disgraziato, dico la verità.